Abbiamo il petto d'anatra. Il petto d'anatra è stato segnato già in partenza. In questo modo abbiamo un gusto di una cottura un pochino più dolce, che va appunto a lavorare con il sottovuoto. Lo mettiamo appunto sottovuoto con un pezzettino di rosmarino, dell'aglio e una noce di burro, e lo andiamo a cuocere almeno per 2 ore sui 60 gradi centigradi, sempre su sfid nel sacchetto sottovuoto da cottura, nell'acqua con il runner. Con il grasso di cottura che ci è rimasto in padella andiamo a rosolare velocemente delle verdurine sbianchite e le andiamo poi a deglassare con un pochino di brandy. Volendo possiamo mettere nel sacchetto del sottovuoto con il petto d'anatra, possiamo mettere anche lì un cucchiaio di brandy, sempre per dare lo stesso gusto anche in cottura. A cottura ultimata estraiamo il nostro petto d'anatra dal sacchetto. Il sugo di cottura che rimane nel sacchetto possiamo versarlo ulteriormente in padella con le verdurine cotte col grasso dell'anatra stessa, e il petto deve essere rimesso in padella antiaderente con un filo d'olio a segnarsi, per dare un pochino più di croccantezza alla parte con la pelle. Si taglia poi a fettine sottili, si mette sopra le sue verdurine cotte con o un pochino di sughetto del suo arrosto oppure con un filo d'olio a crudo.